L'offensive security consiste in un servizio che viene erogato per il cliente finale, in seguito appunto alla, questo è molto importante, in seguito alla firma di un contratto e a una malleva, quindi è un'attività commissionata. Consiste appunto nel cercare tutte le vulnerabilità possibili, dalle più gravi alle più lievi, che insistono sul perimetro che viene, diciamo, commissionato da testare a chi fa offensive. La cosa importante è per il cliente finale che commissione per prevenire gli attacchi futuri è che in questo modo il cliente può avere già un'idea di quelle che sono le vulnerabilità che insistono sul suo perimetro e quindi porvi rimedio con tutta una serie di azioni di remediation che vengono poi consigliate dall'analista che fa il test. Un'ethical hacker nell'offensive security si comporta come si comporterebbe un attaccante reale. Quindi si muove prima con una fase di intelligence, poi utilizzando software e tool noti, cerca di trovare tutte le vulnerabilità che insistono sul target definito. La differenza principale tra un attaccante reale e un penetration tester è che l'attaccante reale non ha né limiti di tempo né limiti di target, mentre invece il penetration tester ha un limite di tempo e un target ben definito. Alla fine dell'attività viene scritto un report che viene consegnato al cliente, all'interno del quale ci sono tutte le vulnerabilità riscontrate con la severity mappate con i framework principali che ci sono sul mercato e anche le indicazioni di remediation per poter risolvere le vulnerabilità che sono state segnalate. È importante affrontare ciclicamente l'analisi delle vulnerabilità perché, come ben sappiamo, le vulnerabilità sono in divenire nel tempo, cioè le vulnerabilità conosciute oggi non sono quelle conosciute domani, perché domani potrebbero aver scoperto nuove vulnerabilità. L'altro motivo per cui è importante farle ciclicamente è per verificare se le vulnerabilità segnalate nel primo ciclo di penetration test sono state, diciamo, adeguatamente risolte e quindi. Come dicono anche le best practice, ogni 3-6 mesi andrebbe rifatto un ciclo di penetration test per verificare queste cose. È un'attività deteriorabile nel tempo, è come una foto fatta in un determinato momento e che quindi deve essere comunque ripetuta per vederne le differenze. Le attività di Red Team, che come gergo vengono mutuate dal gergo militare, sono delle attività che vengono fatte in contrapposizione al Blue Team, che è appunto il team che difende l'azienda, che spesso non viene neanche informato. A differenza di un penetration test, in questo caso non si ha un perimetro tecnologico ben definito, ma si definiscono degli obiettivi da raggiungere all'interno dell'organizzazione aziendale. Questo tipo di attività servono spesso per misurare la capacità di detection e respond del blue team stesso, ma anche capire se l'organizzazione ha raggiunto un security maturity level adeguato per far fronte a questo tipo di attacchi, che possono essere perpetrati sia da un punto di vista di accesso fisico all'azienda, sia da un punto di vista di social engineering con i dipendenti, sia da un punto di vista cyber, come abbiamo visto finora. Il Purple Team è un'evoluzione di questo che invece di essere in contrapposizione con il Blue Team si lavora in collaborazione con il Blue Team per, diciamo, fare il fine tuning di quelle che sono le loro capacità di detection e response. L'attaccante prova a bypassare e non farsi scoprire dalle sonde e dagli strumenti che ha l'azienda per fare questo tipo di analisi e il Blue Team cerca di metterle a punto seguendo i consigli dati dal team che attacca.